Buonasera e benvenuti al St. Regis, noi siamo al Lumen Cocktail Bar per un nuovo appuntamento con Talking Suite, l'unico salotto televisivo che riguarda interamente il mondo travel e hospitality. Accanto a me, come sempre, il mio fido Palmiro Noschese, ormai un pilastro di MHR. Palmiro, benvenuto! Ciao Alessandra, benvenuta a te, sempre un piacere rincontrarci e rivederci in questo splendido studio. Naturalmente buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori e naturalmente ai nostri ospiti in studio. Il titolo di questa puntata è un titolo molto impegnativo, ma per questo abbiamo chiamato degli autorevoli ospiti che sicuramente potranno un po' sviluppare al meglio il titolo che abbiamo messo in piedi, vero Alessandra? Il titolo consiste tra Roma e Bruxelles, gestire i fondi del PNRR e le risorse disponibili per uscire dall'emergenza e questo è molto importante, valorizzare al meglio il patrimonio italiano. Assolutamente, c'è molto da dire. Prima di iniziare con il nostro parterre blasonatissimo di ospiti, ringraziamo i nostri due compagni di viaggio, i nostri due sponsor che ci permettono di essere qui e di essere presenti per la terza stagione di Talking Suite. Dorelan, leader nella realizzazione di materassi e sistemi letto di qualità per il mondo hospitality, e STS Hotel, produzione di sistemi di building automation per strutture ricettive. Allora, diamo fuoco alle polveri e presentiamo gli ospiti del nostro parterre serale di oggi, a cominciare da Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT. Benvenuto. Buonasera, benvenuto. Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni ANPIB e ANCP, grazie benvenuti. Di essere qui con noi. Buonasera Angelo. Barbara Casillo, direttore generale Confindustria Alberghi. Grazie, buongiorno. E Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels e presidente sezione Hospitality di Gruppo Turismo Asso Lombarda. Benvenuto. Buonasera Damiano. Allora Palmiro, cominciamo. Beh, entriamo subito nel vivo. Io comincerei subito dal presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, grande esperto di finanza. E quindi quando, siccome lui non parla solo di turismo, ma parla a 360 gradi su tutti i settori merceologici, ha fatto parecchi anche interventi e convegni su questo tema. Non mi dilungo, ti do la parola, se ci illustri un pochettino quello che sta succedendo, ma più che altro che cosa si sta facendo per sviluppare al meglio il PNRR. Grazie Angelo. Grazie a voi. Questa è una domanda da $1 miliardi. Per un motivo molto semplice, perché ci sono tre livelli diversi che riguardano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il primo è il piano strategico ed è un piano in cui questo paese in realtà sta facendo, al di là dei soldi, uno sforzo importante, perché tutti pensano che il PNRR sia arrivano i soldi per fare le riforme, mentre in realtà il processo, a proposito del rapporto tra Roma e Bruxelles, è esattamente il contrario. Se fai le riforme ti arrivano i soldi. E quindi questo vuol dire raggiungere con le nostre strutture amministrative nazionali e regionali e comunali una serie di obiettivi che sono sfidantissimi. Noi ne abbiamo 45 al 30 giugno, quindi e ci stanno riforme significative. A parte quella della giustizia, che in questo, diciamo così, contesto è un po' più marginale, ma pensate al DDL concorrenza, che è un focus importantissimo anche dell'attività turistica. Primo tema. Poi c'è anche un ragionamento di tipo finanziario da fare, e cioè che attiene sempre alla tematica strategica. Noi, insieme a Romania e Grecia, siamo l'unico paese che ha preso sia la parte, diciamo, a fondo perduto del Recovery Fund, del Next Generation EU, ma anche tutta la parte a debito. Quindi i famosi 191 miliardi sono
una parte grants, cioè a fondo perduto, e quelli non vanno restituiti. Tutti gli altri vanno restituiti, che significa che questo paese comunque deve fare investimenti che siano redditizi. Redditizio vuol dire due cose. La prima cosa è incremento di PIL, molto semplice. L'altra cosa può essere il tema dell'aumento del benessere economico e sociale dei cittadini. E quindi anche lì bisogna stare molto attenti a dove si vanno ad investire questi soldi, soprattutto, e qui vengo alla parte un po' più diciamo di tema vicino al turismo, soprattutto quando si affidano 70 miliardi di euro al sistema regionale, che è importante, non è che lo vogliamo disconoscere, ma laddove il rischio però è di fare troppi interventi a pioggia, troppi interventi miniaturizzati. Ne dico uno per tutti, che attiene veramente non al mondo dei sogni, ma al mondo concreto della realtà. La famosa lotteria dei borghi. È sicuramente una cosa importante andare a riqualificare per il futuro smart working dal borgo, il borgo A piuttosto che il borgo B, ma se un borgo che io conosco molto bene, non facciamo, diciamo, il peccato e non il peccatore, prende 20 milioni e sta a 28 km di curve dalla strada statale più lontana, non ci sono colonnine elettriche, non c'è un distributore di benzina, nemmeno quindi per i motori termici, e soprattutto non c'è il wifi. Non c'è la digitalizzazione. È chiaro che quello sarà un borgo bellissimo, riqualificato, ma dove il problema di renderlo di nuovo un pezzo della rete del nostro sistema diventa molto complesso. E quindi, terzo livello, io ho paura che una parte di questi soldi vengano, come vi posso dire, non concentrati invece su grandi tematiche, soprattutto in tema di turismo. Per fare turismo ci vogliono infrastrutture. E quindi una parte di questi soldi andrebbero riqualificati e rimessi diciamo in un altro contesto, o riconcentrati, 70 miliardi sono tanti, le principali logiche infrastrutturali che il nostro sistema regionale ha, soprattutto al sud, perché poi il sud senza infrastrutture non fa turismo. Quindi mi sembra di capire più opere strategiche, meno polverizzazione degli investimenti, diciamo senza un ritorno sull'investimento sostanzialmente. Possiamo fare una sintesi in questo modo? Sì, è questa la sintesi. Il tema fondamentale è trovare i prossimi 30 anni di questo paese, non i prossimi 5. Bene, grazie Angelo. Io direi di dare la parola al presidente Palmucci, presidente dell'ENIT, che naturalmente uno dei ruoli è proprio quello di promuovere in giro per il mondo il nostro paese, probabilmente anche in un modo diverso, come già lo state facendo anche da un punto di vista poi di digitalizzazione e tutto quello che ne consegue. Giorgio. Io condivido pienamente quello che ha appena detto, perché la cosa importante è che questo piano nazionale di ripresa e resilienza intanto non ce ne sarà un altro. In secondo luogo, come ben ricordato, se non vengono spesi e rendicontati e rispettate quelle che sono le scadenze, ritornano a Bruxelles. Al mittente. Per cui, visto che noi in Italia abbiamo delle esperienze del passato di mancato utilizzo di quelli che sono i fondi europei o di scarsissimo utilizzo di quelli che sono le risorse del bilancio europei, cioè dobbiamo fare veramente attenzione. Per cui le scadenze sono delle scadenze che sono rigidissime, e per cui se si vogliono ricevere le tranche che sono previste alle diverse scadenze, è assolutamente necessario che quindi i progetti vengano portati avanti, che vengano rendicontati e quant'altro. Per quanto riguarda il turismo... Scusa Giorgio, signor. Prego. Quando parlava di giugno, ho capito bene, parla del 30 giugno 2022 praticamente, ogni la prima scadenza. Ogni anno al 30 giugno bisogna aver fatto i compiti, quindi altrimenti non si prendono i soldi della tranche. Quindi noi fra tre mesi abbiamo già la prima scadenza sostanzialmente. Cioè, se non si rispettano queste scadenze i soldi non arrivano, per cui è assolutamente necessario, ed è per questo che devo dire che
in ogni ministero si sono comunque o si stanno comunque attrezzando, ma si sono attrezzati con un'unità di missione proprio dedicata alla rendicontazione e a seguire in maniera, ripeto, molto molto attenta a tutto quelli che sono i progetti che devono essere sviluppati. Per quanto riguarda il turismo, il Ministero del Turismo ha uno stanziamento intorno ai 2,8 miliardi di euro, però come giustamente ha sempre ricordato, cioè è la parte che è direttamente imputabile o direttamente collegata al turismo, ma nella realtà dei fatti quello che è più interessante e più importante sono i fondi che sono destinati alle infrastrutture, che devono permettere e facilitare quella che è l'accessibilità a questi luoghi. E quelli stanno sotto altri budget, Giorgio, sono no? Altri budget, sono altri... Ma è come è un po' un'anomalia, se vogliamo, del fatto dei borghi, che questi stanziamenti per i borghi sono al Ministero della Cultura, per cui ci sono questi 21 borghi scelti da un borgo per regione che ricevono 20 milioni, e poi ci sono invece la seconda parte del bando in cui vengono stanziati tot milioni per un numero molto più elevato di borghi. Il discorso è che appunto anche in questo caso attenzione alla polverizzazione, attenzione vabbè poi alla scelta dei borghi da parte delle regioni, io non entro nel merito, però se sabato ero a Castiglione del Lago perché c'era il ventennale dei borghi più belli d'Italia, e c'era un sindaco che diceva, sì, però il problema è che se io all'ufficio tecnico ho un geometra, cioè come faccio io a riuscire a seguire e a far seguire e a rispettare le scadenze quando ho il geometra che deve occuparsi anche di... No, ma poi da gestire anche 20 milioni di euro sostanzialmente. Non sono mica pochi. Per quanto riguarda poi invece in generale, diciamo che a livello del Ministero c'è una fetta di questo stanziamento del Ministero, i 500 milioni per Roma Caput Mundi, che quindi non sono soltanto gestiti dal mondo del turismo, perché, e anche in questo caso attenzione a non avere un'eccessiva polverizzazione con degli interventi che sono di scarso anche significato e di scarso effetto, ma soprattutto c'è poi molto viene investito per quanto riguarda poi la digitalizzazione, proprio perché sulla digitalizzazione anche noi come Enit stiamo lavorando con il Ministero, perché è su quello che è assolutamente necessario dare un'accelerata se vogliamo essere molto più efficaci, più efficienti nella comunicazione, nella promozione del nostro paese all'estero e nel cercare di lavorare in coordinamento con le regioni anche per la promozione del turismo domestico, perché quello che ci siamo accorti tutti durante il periodo del Covid è proprio quello che gli italiani conoscono poco l'Italia, e quindi è stata un'occasione per far scoprire l'Italia agli italiani, e senza fare quindi concorrenza tra una regione e l'altra, tra un comune e l'altra, cioè noi cerchiamo di dare una mano per attuare delle politiche un pochettino più coordinate, meno dispersive, e è inutile farsi concorrenza quando abbiamo così tanto da offrire nel nostro paese. No, grazie Giorgio, sarebbe molto interessante, al di là poi che i 20 milioni per ogni borgo già sono, come dire, no, è una cosa che non è che si può fermare, va avanti, almeno che probabilmente pensare... Io penso sempre agli alberghi, è come se fosse una catena di borghi che si potessero poi sfruttare nell'ambito di questi 420 milioni di euro, almeno delle sinergie strutturali. Va bene che ogni borgo ha un geometro, però probabilmente con questi 400 milioni per tutti i borghi avere una visione globale, avere dei servizi che probabilmente possono aiutare un po' tutti i borghi a fare un execution di questa cosa. Digitalizzare però, poi serve anche quello, no? Nel senso che nell'ottica più ampia dei fondi messi anche a disposizione per il Tourism Hub, insomma per la piattaforma digitale, c'è anche proprio questo discorso di mettere un po' a sistema tutte le piattaforme digitali che si sono anche create recentemente in pandemia, no? Per necessità, metterle a sistema e farle diventare un flusso che regoli anche appunto il flusso turistico nei vari, non solo borghi, nelle varie aree interne e esterne, ma abbiamo detto
assolutamente con un occhio alle infrastrutture, perché sennò diventano delle cattedrali nel deserto o delle Ferrari. E poi semmai collegarlo direttamente a quello che Enit sta facendo a livello di promozione, poter avere anche un canale diretto. Però insomma, diciamo, ci sono ancora 90 giorni di tempi alla prima scadenza, mi sembra di capire, quindi siamo sempre positivi, non del Covid, ma da un punto di vista veramente strategico per il nostro paese, una grande opportunità. Damiano De Crescenzo, oggi ti abbiamo anche chiamato qua non solo per parlare di alberghi, della Planetary Hotels, che comunque voglio dire sta nel tuo DNA e viene diretta magistralmente, però a noi ci incuriosiva un po' sapere, proprio per abbinare poi un po' il PNR anche a quello che ha detto Daiano, ma ancora di più Palmucci, come si va a inserire poi tutto questo nel patrimonio culturale del nostro paese, no? Perché noi abbiamo un patrimonio incredibile. So che tu, attraverso anche Manager Italia, hai messo in piedi un Heritage Lab, e quindi con un focus specifico sul patrimonio culturale, cominciando da un luogo della Lombardia. Però lascio a te la parola per vedere qual è la tua visione su queste cose, ma ancora di più sul patrimonio italiano culturale che abbiamo. Grazie, grazie per questa opportunità. Allora, praticamente tutto nasce da un pensiero, diciamo, su quello che ci sta più a cuore, che è il turismo di casa nostra. Cioè, c'è una sorta di contraddizione: se l'Italia è la meta più desiderata al mondo, se l'Italia è il paese che ha le maggiori risorse culturali, storiche, coste, montagne, laghi, eccetera, come mai siamo al quinto posto nella classifica mondiale? Ora, io non penso che sia colpa dell'Enit, soprattutto perché poi l'Enit abbiamo visto negli ultimi anni, no, che sta facendo delle cose straordinarie, perché altrimenti non sarebbe in cima alla classifica dei posti più desiderati, perché vuol dire che la promozione viene fatta, sicuramente se ne fa tanta. C'è da dire, dalla nostra esperienza, diciamo, di quella che abbiamo fatto insieme nella gavetta alberghiera, cioè sì, te la prendi sempre con i commerciali se non arrivano i clienti, ma alle volte dobbiamo pure vedere come è gestito quello che abbiamo. Quindi il focus, quello che noi diciamo probabilmente dobbiamo fare di più, è capire quello che abbiamo, come è gestito, può essere valorizzato, gestito meglio, per far sì che sì, va bene andarla a promuovere, ma poi far trovare, mantenere le promesse e sorprendere positivamente le persone, i visitatori che vengono. Ecco perché da qui abbiamo detto: facciamo un progetto, l'abbiamo fatto con Manager Italia Lombardia, Heritage Lab, come hai accennato te. Questo progetto cosa fa? Mette, accende i riflettori su alcuni beni. Abbiamo cominciato, dato che l'Italia ha troppe cose cui pensare, abbiamo detto va bene. Ecco, un altro elemento tra l'altro importante che non ho detto, che l'Italia è il paese che ha maggiori siti UNESCO al mondo, ben 58-59, poi non è mai preciso questo dato, però ha maggior siti UNESCO al mondo, anche questo, ma sono così valorizzati, sono così conosciuti. Tanti italiani per esempio non conoscono questi 58 siti UNESCO. Allora, concentriamoci sulla Lombardia, che è la regione che ne ha più di tutti in Italia, ha ben 11 siti UNESCO, e accendiamo i riflettori e vediamo come vengono gestiti. Ma non per andare a fare le pulci e criticare, quindi non vorrei far arrabbiare nessun stakeholder, ma per vedere se possiamo dare una mano, perché come c'è il comune che è un solo geometra, magari chi gestisce un sito UNESCO non ha le risorse. Forse non ce l'ha nemmeno. Possono essere delle opportunità, magari gli manca, non lo so, il manager, qualsiasi cosa. Ora abbiamo acceso, abbiamo detto cominciamo da uno, quindi abbiamo preso in esame il Sacro Monte di Varese, che è uno dei siti UNESCO. Ne avremmo potuto prendere anche qualcun altro, lo faremo dopo. Però collegandomi a quello che dicevi, dice ma tu ti occupi di alberghi, che c'entri? Lo spiego subito. Uno dei nostri alberghi, Trezzo sull'Adda, Villa Piani, si trova proprio vicino a Crespi d'Adda, che è un sito UNESCO, conosciuto pochissimo, quasi da nessuno. Abbiamo anche un parco giochi, Leolandia. Beh, l'albergo si riempie per Leolandia, non vedo mai un cliente che è venuto per via del sito UNESCO. Allora, dico, questi siti UNESCO sono inutili oppure
dobbiamo capire perché non viene nessuno per il sito UNESCO. E allora ecco la nostra roba, accendiamo i riflettori, andiamo a fare un audit, ma la stiamo facendo con l'Università Ulm. I ragazzi, gli studenti hanno fatto un lavoro eccezionale di analisi da dove sono emerse tante criticità ma anche opportunità per migliorare la gestione. Quindi evidentemente c'è molto da fare e quindi siamo andati a prendere un sito UNESCO addirittura sul confine svizzero. Quindi voglio dire, non stiamo parlando del sito UNESCO in un posto sperduto. E allora c'è da lavorare, accendiamo questi riflettori, vediamo se c'è bisogno di fondi, se c'è bisogno di professionalità, se c'è bisogno di idee, però facciamo in modo che questi siti UNESCO vengano valorizzati, perché fruire di questi beni o comunque fare vacanza in Italia deve essere un'opportunità più conveniente, più piacevole che andare all'estero. Su quello dobbiamo lavorare, vediamo se c'è molto, se c'è da fare. Damiano, è encomiabile iniziativa, fra le altre cose lo dobbiamo dire, è un'iniziativa sociale, senza scopo di lucro, che viene fatta nei ritagli di tempo e utilizzando giovani studenti e mi risulta, mi hai raccontato, anche ex general manager in pensione che in realtà si sono dati anche disponibili a collaborare ed aiutare. La domanda è, ma questo progetto può essere, una volta messo a sistema per bene, replicabile in altra regione? Chi guarda anche il presidente dell'ENIT, cioè è una best practice che poi può essere sviluppata? Assolutamente, sta trovando molto interesse sia nelle università, no? Quindi gli studenti veramente si sono dedicati facendo sopralluoghi, ricerche, benchmark con altri siti esteri per capire, no, dove, cosa c'è, i punti di forza, i punti di debolezza, hanno fatto delle SWOT interessantissime, ma poi c'è tanto volontariato fatto soprattutto dai nostri ex che sono in pensione, che sono disponibilissimi, loro si fanno la gita, vedono, fanno le schede, cosa funziona, cosa non funziona, si divertono, ma allo stesso tempo stanno dando un contributo eccezionale e nelle altre regioni, sugli altri siti, non vedono l'ora di poter fare lo stesso e replicare questa iniziativa. No, grazie, domani poi ci dirai nel secondo intervento che farai che cosa succederà domani a Milano allo Ulm. Allora Palmiro, torniamo subito in studio, un piccolo spot per noi. È bello svegliarsi lentamente quando sei in vacanza, senza sveglie, senza obblighi e con il piccolo lusso di poter rimanere a letto ancora un po' a pensare solo alle cose belle che ti aspettano. Non è un sogno e nemmeno una favola. Hai dormito il sonno migliore dell'anno. In un primo giorno di vacanza che non dimenticherai mai. Perché hai dormito e sognato su un materasso Dorelan. Bene, ritornando in studio darei la parola alla dottoressa Zillo, la cara Barbara, che la ringraziamo per essere qui con noi oggi, per fare un focus, diciamo, un po' su quello che abbiamo detto, ma in modo particolare sulla parte alberghi, no? Perché comunque voglio dire, con Damiano molte volte diciamo, no, un sito UNESCO dovrebbe funzionare come funziona un albergo, perché se poi io ho un bel albergo famoso però poi non c'è il servizio di quest'albergo, probabilmente l'albergo non è più quello, come dire, protagonista esperienziale. Come la vedi tu dal mondo AICA praticamente, che comunque ricopre quasi il 2,5% degli alberghi in Italia, però rappresenta anche le catene e gli alberghi più importanti? Qual è il feeling? Ma il quadro rispetto al PNRR è abbastanza chiaro. Una quota rilevante di PNRR è proprio dedicata alle aziende alberghiere, non in via esclusiva evidentemente, però determinate misure sono nate proprio per cercare di sostenere questo segmento fondamentale per l'accoglienza nel nostro paese. Perché è vero che nel tempo si è molto diversificato il modello, le modalità di accoglienza dei turisti sono molto diversificate, però resta molto centrale la realtà dell'albergo, che ha saputo rinnovarsi e crescere in questi anni. Te meglio di tanti altri lo sai, ma la logica dei format alberghieri si è completamente trasformata in questi anni ed è diventato un tema centrale. Cioè, rivedere il proprio modo per rispondere a questa clientela così articolata che si avvicina al nostro paese è diventato una modalità ulteriore per attrarre i clienti.
è un percorso importantissimo. Il PNRR dà una mano, non posso dire che sia risolutiva, ma semplicemente perché poi le risorse disponibili sono abbastanza limitate e, come abbiamo visto dalla prima misura che è diventata operativa, si sono dimostrate ampiamente sottodimensionate rispetto alla domanda. È tutto finito in poche ore, diciamo. Io penso minuti, non ho un dato puntuale, ma direi minuti. Le domande sono state 5 volte lo stanziamento ad oggi. Ovviamente poi non è detto che tutte le domande dell'articolo 1 del DL Recovery trovino poi accoglimento, perché potrebbero non essere, non rispettare le previsioni del provvedimento, però comunque i numeri sono davvero importanti. Mi ricordo che il Ministero, parlando prima della riunione, era preoccupato perché loro avevano un target di finanziare almeno 3.500 imprese. Io mi ero permessa di dire che non vedevo nessun motivo di preoccupazione rispetto a questo target, e devo dire che siamo stati ampiamente superati dalla realtà. Va detto, devo dirlo, il Ministero ha fatto un lavoro incredibile, perché come è stato ricordato tutti gli step del PNRR hanno tempi molto stretti e rigorosissimi, e devo dire che sono riusciti il a timing fare, l'hanno rispettato assolutamente, ci hanno costretto anche a noi all'inseguimento con una con una presenza continua nei giorni che hanno anticipato la data del 28 in cui hanno aperto, 28 febbraio, in cui hanno aperto la possibilità di presentare le domande, però sono riusciti a fare un lavoro veramente molto importante. Ora si sta aspettando che si concretizzi quello che è l'articolo 3, cioè il fondo rotativo, l'articolo 3 del decreto recovery, il fondo rotativo che finanzia interventi tra i 500 milioni e i 10, tra i 500 mila euro e i 10 milioni. Su cui invece ancora sono in fase di costruzione, gli elementi che poi serviranno. Che scadenze ci hanno queste qua, Barbara? Deve essere completato questo quadro e sarà ancora una volta aperta una piattaforma dove le imprese presenteranno le loro domande. Su questo, che rispetta sempre il filo conduttore, ristrutturazioni, riqualificazioni, ma in un'ottica di sostenibilità. Però ha delle modalità diverse, per cui c'è una parte a fondo perduto mentre un'altra parte è fatta di finanziamenti agevolati, comunque una misura anch'essa interessante. Peraltro i meccanismi, e questo è molto utile che sia stato fatto, i meccanismi che rendono attuativi questi provvedimenti del PNRR hanno fatto sì che si trovassero più o meno tutti nello stesso periodo, per cui non sarà domani l'articolo 3, ma certo tra poco ci sarà anche la possibilità per le aziende di concorrere anche su questo punto. Quello che mi sembra molto saggio è che l'Agenzia delle Entrate ha fatto un pronunciamento appena prima di Natale, sulla base del quale sappiamo che per le imprese è possibile concorrere su più di una misura disponibile, dopodiché se divenissero assegnatari lì a quel punto dovranno scegliere tra l'una o e l'altra, però l'altra. Potranno scegliere su quella che risponde meglio alle proprie esigenze, così come sono legittimate a utilizzare anche fondi di altra natura, regionali, altre misure di intervento, basta che non superino il valore complessivo dell'investimento e che non finanzino due volte la stessa cosa. Quindi un sistema di finanziamenti complementari, non facile da gestire, diciamo la verità, perché non è affatto semplice creare questo equilibrio, però un potenziale di aiuto alle imprese che particolarmente in questo momento diventa fondamentale. Barbara, due curiosità, una ce l'aveva Alessandra, una ce l'ho io. Io ho una curiosità, visto che comunque in Aiche ci sono sia compagnie alberghiere ma anche alberghi tra virgolette individuali. Hanno un approccio diverso praticamente al risveglio, alla ripartenza, la grande compagnia rispetto praticamente, tra virgolette, i piccoli alberghi, oppure alla fine il modus che si ripropongono sul mercato è lo stesso, vedendolo un po' dall'interno.
L'altra poi ce l'aveva Alessandra, che verte più sulla guerra e sulla Russia. Qui le grandi difficoltà secondo me sono legate dalle destinazioni, non tanto la struttura delle aziende. Ovviamente sappiamo che un grande gruppo ha dietro alle spalle un management più focalizzato su diverse linee, quindi lavora ovviamente in modo più efficace nell'immediato. Però il grande problema che viviamo oggi è la ripartenza molto differenziata tra le diverse destinazioni. Noi sappiamo che ci sono dei segmenti di mercato che sono tuttora completamente assenti e le destinazioni che sono più dipendenti da quei segmenti di mercato ancora faticano a vedere la ripartenza. Assolutamente, no, stavamo appunto, mentre voi appunto ci parlavate appunto un po' della situazione generale, con Palmiro vi siamo un po' consultati e ci eravamo detti chissà in un'ottica di visione, perché poi i fondi stanziati devono essere visti appunto in un'ottica di visione totale, abbiamo visto i vari comparti non essere messi assolutamente in comunicazione, non frammentati, non polverizzati, quanto la situazione attuale dei fatti che stiamo vivendo legati a questa guerra abbia cambiato magari nell'immediato una visione anche vostra rispetto ai fondi, a come può cambiare il modo di sentire sia vostro che dei clienti, del ricevente, come magari è cambiata la vostra visione proprio nell'immediato, ecco, nell'ultimo mese. Se avete fatto una riflessione in merito. Il cambiamento è stato immediato, perché la dinamica delle prenotazioni internazionali, quelle lunga distanza, quelle di prossimità, ormai è turismo domestico comunque, si è immediatamente interrotta con lo scoppio della guerra, mentre c'erano dei segnali molto positivi. Cioè all'inizio anno si vedeva per i mesi estivi una domanda che era molto frizzante, se devo dire, il mercato americano, poi voi lo sapete meglio di me, io so quello che ho raccolto dalle imprese. Quello che ha molto colpito è che con lo scoppio della guerra questo si è completamente bloccato, non si è fermato evidentemente solo il mercato russo, ma si è fermato tutto il mercato. C'è paura, diciamo. Questi 34 giorni di eventi bellici fra Ucraina e Russia sostanzialmente hanno un po' congelato quella probabile ripartenza che ci poteva essere, possiamo sintetizzare. La destinazione Europa vista da fuori è una destinazione, nel senso anche proprio, come dire, geografico, è talmente piccolo il contesto in cui ci muoviamo che è chiaro che se si arriva da un paese lontano la guerra è davvero molto vicina, e oggettivamente lo è, perché diciamo la distanza è poca. Grazie Barbara. Giorgio, invece, proprio su questo tema, tu che hai una visione molto più internazionale di promozione, come la state vivendo, come la vive il mondo, tra virgolette, ovviamente con paura, questo lo sappiamo, però diciamo, dici qualcosa di più. Sicuramente sì, paura e poi soprattutto grande incertezza, perché è l'incertezza quella che crea ancora maggiori difficoltà nel programmare un viaggio, una vacanza, perché come abbiamo vissuto in questi due anni di Covid, che le evoluzioni della pandemia e le evoluzioni a livello normativo rendeva complicato anche capire come ci si poteva muovere, quindi anche raccontare all'estero, allora dovete avere il Green Pass rafforzato e così via. Adesso, al di là della situazione drammatica, ma in più c'è anche quell'incertezza di dire ma adesso cosa succede? E quindi l'abbiamo visto soprattutto, ripeto, dai mercati extraeuropei che vedono la guerra in Europa, cioè non vedono che è comunque a migliaia di chilometri dall'Italia. Sì, però è Europa. Qui è Europa, e in più appunto, cioè, sono le conseguenze, gli effetti e poi ovviamente il fatto di non avere contezza su quali saranno i tempi. Quindi quello che è certo è che turisti russi non ne vedremo, e non ne vedremo per parecchio tempo anche alla fine di questo conflitto. Però per quanto riguarda, è importante che
si riprendano quei flussi, soprattutto dall'alto spendenti, comunque provenienti dagli Stati Uniti, provenienti dall'Estremo Oriente, che sono mancati totalmente durante il periodo della pandemia e che adesso erano pronti a riprendere, e anche con le nuove misure che hanno allentato tutte le rigidità e le necessarie attenzioni che erano previste e che adesso dal primo di aprile si riducono, dal primo di maggio ulteriormente, cioè è arrivato nello stesso momento in cui è scoppiata la guerra, per cui purtroppo sembra che ci sia qualcosa che non ci faccia partire. Fra le altre cose, Shanghai è andato in lockdown. Ma infatti, diciamo, cioè, questa è realtà. Shanghai, che è una delle città più importanti dell'Asia, in lockdown totale. Quindi probabilmente questo è un altro alert. La situazione è molto complicata, ci vuole veramente la sfera di cristallo. Quello che cerchiamo di fare come Enit è soprattutto quello di monitorare sempre di più e con maggior rapidità quella che è l'evoluzione della situazione nei diversi paesi, in maniera tale da poter dare agli operatori, alle istituzioni, ma anche agli operatori, dati che permettano di prendere decisioni rapide. Cioè, certo. Quello che finalmente si sta facendo è che nello statuto degli Enit era previsto fin dalle origini la creazione di un osservatorio nazionale del turismo, che non è mai stato in realtà, non è mai partito, e adesso c'è la volontà di farlo partire, proprio perché gli operatori lo sanno, cioè avere i dati Istat, sì, ok, ti servono come analisi di quello che è successo, ma arrivano dopo 2 anni. Che è poco interessante. L'operatore ha bisogno di sapere che cosa fare fra sei mesi, ma cosa fare anche domani, cioè bisogna di avere delle notizie e dei dati da fonti il più esaustive possibile. Poi è chiaro che dati predittivi sono sempre predittivi, però ad ogni modo, siccome molto spesso sono molteplici le fonti di dati che riceviamo in Italia, cioè riuscire ad avere un osservatorio nazionale potrebbe aiutare una situazione, ripeto, così complessa. Anche per non fare molta confusione, perché poi dopo, quando le fonti sono tantissime, poi ognuno dice che la sua è migliore, quindi avere proprio qualcuno di istituzionale che possa dare un po' il barometro della situazione, sicuramente questo aiuterebbe. E ti ringrazio, Giorgio. Ritornando al presidente Deiana, io volevo parlare con te, anche perché poi Confassociazioni spazia e va anche sul mondo della formazione. C'è un'accademia che sta partendo molto importante, perché io quando sento tutte queste cose penso sempre, ma poi fra 5-10 anni, perché questi sono poi progetti a lungo termine, sono fra 5-10 mesi, chi gestirà tutto questo? Abbiamo una managerializzazione che può essere in grado di gestire i 20 milioni del borgo, come diceva Giorgio, che c'è un geometro che già è pieno fino a qua? Come faremo praticamente? Ecco, da questo punto di vista, il PNRR, anche in questo caso, calcola anche questa formazione che serve per portare avanti l'Italia in questo senso? In quota parte sì. In quota parte no, il presidente Palmucci ha perfettamente ragione quando dice che poi queste misure vanno messe a terra, e per mettere a terra ci vogliono competenze, e le competenze possono essere competenze di tipo amministrativo, per esempio quelle dei comuni, ma anche competenze di tipo manageriale. Pensiamo al settore del turismo, perché io ricordo una puntata di Talking Suite, credo dell'anno scorso, dove avevo provato a fare un ragionamento sul fatto che questo paese ha una struttura turistica di grande livello, ma artigianale. Il ragionamento che veniva fatto sul tema del fatto che le grandi catene hanno sistemi manageriali più ampi, perché chiaramente hanno più capitali e via dicendo, rende merito del fatto che questo paese deve passare da una logica che poi è quella tipica del suo sistema imprenditoriale, di piccola dimensione, a una logica più industriale. Cioè noi dobbiamo crescere. Per crescere ci vogliono persone e capitali. Il PNRR, diciamo, dà una mano, anche perché ricordiamoci sempre che, come in tutte le logiche dei finanziamenti europei,
ci può essere la cosiddetta partnership pubblico-privato, cioè ci deve essere un coinvestimento da parte dei privati. I privati italiani hanno 4.900 miliardi di euro in attività finanziarie in termini di risparmio. Si possono permettere di fare degli investimenti, però questi investimenti, ritorniamo alla domanda di prima, devono essere redditizi. Per essere redditizi ci vuole formazione. E ci vuole formazione, io credo, ed ho finito, anche perché al di là di quello che sento dire in giro a proposito della deglobalizzazione, di questa sorta di reshoring autarchico che si sente declamare, anche il piccolo borgo antico è bello, ma la conoscenza delle reti si scambia nelle grandi città e non è che si scambia al piccolo borgo antico. Io credo che pandemia e guerra siano state interpretate in una maniera, diciamo così, non corretta, ovvero pandemia e guerra hanno dimostrato il valore della globalizzazione. Hanno dimostrato che se ci viene a mancare il grano dell'Ucraina oppure non arrivano i turisti dagli Stati Uniti, questo paese è un problema. Allora il problema non è tanto preoccuparsi del cigno nero, perché quelli sono cigni bianchi, erano perfettamente prevedibili. C'era la Banca Mondiale, aveva 3 miliardi di bond antipandemici che scadevano nel 2020, quindi significa che qualcuno ci aveva già pensato. Il problema è che noi, in questa situazione nuova di interdipendenze globali a rete, dobbiamo fare più risk management, cioè dobbiamo non avere sempre il prestatore di ultima istanza, lo Stato piuttosto che la NATO, adesso lo dico per dire, ma avere le competenze e le capacità per supportare questi fenomeni che possono capitare con adeguate risposte modello assicurazione, cioè devono essere costruiti dei meccanismi in cui a fronte dell'evento X sia lo Stato o il sistema industriale alla risposta Y, e per fare questo ci vogliono competenze molto più alte. Però qual è la strada per trovare queste competenze? Cioè tu vedi una roadmap, perché lo stiamo dicendo ma tutti un po' lo dicono, no? Parliamo dei giovani, delle competenze e tutto, però poi io parlo del turismo, credo di prendere un po' il... Se noi cerchiamo, se mio figlio o un figlio di un amico dice guarda io voglio fare il direttore d'albergo, che università mi consigli? Io che sto da tanti anni in questo settore ho qualche difficoltà, anzi quello che mi viene da dire, ma probabilmente la Cornell University, Lausanne, Glion, no, poi ci sono adesso delle iniziative anche in Italia che stanno incominciando, però voglio dire, visto che il turismo è strategico e importante, si potrebbe pensare prima o poi avere un'università dell'eccellenza del turismo, dell'hospitality, del food, di tutto il compartimento? Tu sai che ci stiamo già lavorando su questo tema, partendo dalla piattaforma di Universitas Mercatorum, che è l'Università delle Camere di Commercio. Ribadisco un concetto su questo. Noi abbiamo una struttura dimensionale delle imprese troppo piccola, 3,9 dipendenti medi. Il 98% delle imprese sono sotto i 19 dipendenti. È chiaro che una dimensione imprenditoriale, adesso senza parlare nello specifico del settore turistico, quando hai 19 dipendenti è difficile avere un CFO, un HR manager e via dicendo. Quindi noi dobbiamo, la nostra piccola impresa che ha fatto di questo paese un caso straordinario, è la seconda manifattura d'Europa, deve cominciare a capire che deve crescere parallelamente nelle competenze e nella dimensione, anche perché l'ultima cosa che dico, queste imprese sono mediamente sottocapitalizzate e sottopatrimonializzate, quindi da questo punto di vista il percorso sulla formazione deve essere un pezzo di patrimonio che l'impresa mette come asset intangibile a bilancio. Sì, sì, sì. È quasi un asset che fa parte del bilancio, che sono proprio nello human capital sostanzialmente. C'è tanto da fare. Bene, grazie Angelo Damiano. Andiamo un po' in conclusione, perché questo argomento probabilmente affascina i radioascoltatori, ma tutto il pubblico, perché poi questo non è solo una questione turistica, ma è anche una questione sostanzialmente locale.
So che tu stai facendo un focus particolare e domani proprio a Milano si terrà il primo Heritage Lab di Manager Italia presso l'Università Yulm. Quindi lascio a te la parola, così ce lo racconti. Beh, è proprio una testimonianza anche dal punto di vista formativo. L'Università Yulm ha puntato proprio un master per gli studenti dove l'argomento principale è stata questa esercitazione che è durata da ottobre fino a febbraio e domani viene presentato questo lavoro, quindi per dire c'è molta voglia, molto interesse, ci sono tanti progetti, c'è veramente tantissimo da lavorare, quindi sul discorso formazione c'è tantissimo da fare e già con quello che abbiamo questo sarà un esempio per dire qualcosa. C'è molto da fare e si può approfittare per fare questo. Cosa hanno fatto i ragazzi? Nella presentazione di domani verrà fuori che si sono occupati dalle regole più semplici, quella della fruibilità, per dire come è accessibile un posto, se è facile arrivarci, parcheggiare, la segnaletica, se le informazioni sono complete, incomplete, ma anche come diciamo, puoi fruire i servizi igienici, dei generi di conforto che può essere una bottiglietta d'acqua. Sembra di parlare di cose banalissime, ma vi assicuro che vengono fuori che proprio degli elementi essenziali sono quelli che spesso demotivano le persone a passare una giornata presso un sito UNESCO, diciamo un bene che dovrebbe diciamo essere di interesse globale, perché comunque oggi il turista non cerca solo al di là del professore, del ricercatore che è malato diciamo di certe cose, però il turista normale cerca anche un minimo di comfort quando deve passare, trascorrere la sua giornata per visitare un bene. Quindi non basta solo il bene, non basta solo il Colosseo o solo il Tempio di Selinunte. Poi ci vuole tutta una serie di contorni ed è questo probabilmente... Potrei dire che ci vuole l'esperienza, come succede in albergo. Oltre al prodotto ci vuole un'esperienza. Ora, dice, ma poi questo qui, perché poi c'è da chiedere, si dice sì, ma una volta che l'hai tirato fuori, poi dopo il convegno... muore tutto. Beh, speriamo di no. Ci auguriamo di no. E qual è lo strumento? L'abbiamo visto, per esempio, sempre l'abbiamo imparato nel nostro settore, no? In passato, quando noi eravamo ragazzi, vedevamo che le località più gettonate, gli alberghi, i ristoranti, eccetera, non facevano quel passo in avanti, che so, non si ristrutturavano. Perché? Prima di tutto, perché tanto ce l'avevo sempre pieno. Gli alberghi rischiavano di farsi male due volte, cioè nel senso devo chiudere per ristrutturare, quindi perdo fatturato, in più devo spendere, per, a questo punto anche se scassato lo riempio lo stesso, e così valeva anche per i ristoranti. Quando c'è stata la sveglia e il cambiamento? Quando si sono accesi i riflettori. Lo strumento principale che ha acceso i riflettori sono state le recensioni, da TripAdvisor o gli altri siti online. Quindi quello che mi auguro che si crei anche una piattaforma digitale, qualcosa anche per dare merito a chi gestisce bene, no? Far emergere questo, e a chi deve invece crescere, rinnovarsi, fare qualcosa, sentendo i riflettori accesi, magari evita di dire no, ma dipende dal comune, dipende dalla fondazione, dipende dal ministero, dipende da quell'altro ente burocratico, e chi si deve muovere si muove. Quindi tu stai pensando e suggerendo quello che è il modello, diciamo, nel privato, nel nostro caso albergo, è un qualche cosa che si potrebbe esportare anche praticamente in quest'altri contesti. Assolutamente. Ci devono essere i riflettori accesi e sapere che non ci fermiamo al convegno, non facciamo il convegno, il cocktail, i saluti, eccetera, eccetera, i complimenti, ma i riflettori devono rimanere accesi in modo permanente, di modo che ci sia uno stimolo a gestire bene e a fare meglio e prendersi meriti. Bene, grazie Damiano. La chiusura la diamo al presidente dell'Enit, a Giorgio Palmucci, con un piccolo anche brief su questa cosa che ha appena detto l'amico collega Damiano, come la vedi, e ti lascio praticamente pure di chiudere il panel di oggi. Grazie, domani sarò a Milano, quindi andrò proprio a vedere, perché secondo me, come è stato detto, cioè l'esempio dei siti UNESCO è un esempio veramente eclatante di quello che
il potenziale quindi che ha i 58-59 siti UNESCO, cioè, ma non sono conosciuti per niente dalla maggior parte degli italiani. Ma quando noi l'anno scorso, poi con un'altra università, perché giustamente ce ne sono varie, ma un'altra università cattolica, venga la concorrenza, voglio dire, aveva fatto più di 3.000 sondaggi, aveva intervistato più di 3.000 italiani, e di questi qui, e di questi italiani, un po' di tutte le regioni, più del 50% diceva che non era neanche in grado di indicare le 20 regioni italiane. Quindi figuriamoci, cioè 58 siti UNESCO e siamo il numero uno al mondo insieme alla Cina, adesso l'abbiamo superata con gli ultimi due siti, e siamo anche l'unico paese che ha due città con due siti UNESCO, perché Padova e Tivoli hanno due siti UNESCO nella stessa città. Fra le altre quattro cose, paese è in Cina Pechino, ma le dimensioni di Pechino rispetto a poi fra le altre Tivoli, cose Padova è già una città mediamente grande, Tivoli è diciamo Villa d'Este, piccola. Però questo significa anche quando ha ricordato Crespi Dadda, che è pochissimo conosciuta dagli stessi lombardi, cioè da Milano per andare è un attimo, eppure la maggior parte anche dei milanesi non lo conosco. Quindi io credo che sia, dobbiamo imparare dalle pessime esperienze che abbiamo vissuto in questi due anni per ripartire evitando gli errori del passato, evitando quelli che sono stati anche i problemi derivanti dall'overtourism che abbiamo avuto. Adesso abbiamo bisogno di volumi, ma dobbiamo comunque fare una crescita a valore, dobbiamo vedere ritornare flussi turistici nel nostro paese, far conoscere l'Italia agli italiani e fare in maniera tale che veramente il turismo, che solo con la pandemia ci si è resi conto cosa significa non avere, perché prima tutti parlavano il turismo, il petrolio, il turismo e l'oro dell'Italia, però se ne parlava soprattutto a livello anche politico, adesso invece c'è la consapevolezza di cosa vuol dire non averlo. E per cui, insomma, anche attraverso delle iniziative di questo tipo si può permettere di guardare con maggior ottimismo al futuro, sperando, ripeto, che soprattutto la guerra finisca il più in fretta possibile. Molto bene, grazie Giorgio. Che bellissima puntata di Talking Suite, abbiamo parlato di molti argomenti, ce ne sarebbero tantissimi, forse ne faremo altre, perché per quanto riguarda i fondi non abbiamo parlato di tutto quello che riguarda il giubileo che si sta avvicinando, tutto quello che è connesso al giubileo, i fondi stanziati per interconnettere, come dicevamo, tutte le strutture, non solo Roma, che hanno chiamato poi il comparto Europa Campus Mundi, ma poi il modo di connettere con le altre città, con i borghi, con i borghi interni, le città che abbiamo, che dobbiamo riscoprire, i siti UNESCO, insomma, che non sia solo una mera vetrina, ma bisogna mettere a sistema tutte queste cose, e ne parleremo volentieri ancora. Intanto vi ringraziamo moltissimo per aver condiviso le vostre idee con noi, ringraziamo i nostri due sponsor che ci accompagnano nel cammino di Talking Suite: Dorelan, leader nella realizzazione di materassi e sistemi letto di qualità per il mondo hospitality, STS Hotel, produzione di sistemi di building automation per strutture ricettive. Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti, Giorgio Palmucci, Angelo Deiana, Damiano De Crescenzo e Barbara Casillo. Vi ringraziamo molto, è stata una puntata davvero viva. Vi ricordiamo che siamo su tutti i social, su piattaforme digitali, su YouTube, dove potete anche rivedere questa puntata quando vorrete, on demand. Consultate anche il nostro sito www.mediodelradio.com. Ci rivediamo sempre alle ore 19, giovedì prossimo, con Talking Suite e Palmiro. Stay on web, with us. Grazie. Grazie.